Bene, adesso diamo vita alla seconda parte di questa mattinata dedicata alla tecnologia. La tecnologia se ne può parlare in tanti modi, ve ne vorrei parlare in questo momento come siamo in un'epoca in cui siamo condizionati dalle questioni pandemiche. Bene, la tecnologia in un certo senso è un virus, è una pandemia anch'essa perché entra veramente dappertutto e cambia la vita di tutti noi. Entra un po' prima, un po' dopo, entra in alcuni settori prima, in altri settori dopo, ma in realtà poi riguarda tutti e la possiamo affrontare come è stato fatto fino adesso, analizzandone l'impatto sul mondo delle imprese, ma le imprese sono formate da uomini, sono formate da persone, uomini, donne, e naturalmente quello che noi dobbiamo cercare di capire è qual è l'effetto di tutto questo sul mondo del lavoro. E in seconda battuta, connesso a questo, qual è l'impatto della tecnologia sul mondo dell'istruzione, della conoscenza? La tecnologia è veramente non solo un'epidemia che si sparge ovunque molto velocemente, molto più velocemente che in passato, no? L'elettricità con tutto il suo sistema ci ha messo decine e decine di anni per affermarsi e cambiare il precedente regime tecnologico. La digitalizzazione sta procedendo a una velocità estremamente più ampia e molto più veloce e quindi ci cambia, cambia tutto, cambia la struttura dei mercati, cambia la struttura delle imprese, cambia anche la nostra capacità, di utilizzarla e oggi tutti noi siamo chiamati a utilizzarla in molti modi diversi. Quindi l'impatto della tecnologia sul lavoro è fondamentale perché parla delle persone, no? Noi parliamo di rivoluzione tecnologica, nei fatti stiamo parlando anche insieme, in maniera non, distinguibile, di una rivoluzione culturale, la rivoluzione del nostro modo di rapportarci alla tecnologia, di lavorare, ma anche di vivere e di utilizzarla in tutti i modi. Bene, quindi questo è il tema di cui parliamo adesso e abbiamo questa sessione in collaborazione col Politecnico di Milano. Politecnico di Milano già l'anno scorso con il quale abbiamo collaborato anche nel 2019 per questo tipo di tematiche e siamo quindi molto molto felici di poter contare anche quest'anno su la collaborazione di una scuola che è ormai quotata a livello mondiale tra le prime e abbiamo con noi un panel veramente di grandissimo rilievo. Quindi do il benvenuto ad Alessandro Perego che è direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano e che sarà il chairman di questa sessione. Buongiorno professor Perego, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo con noi il professor Umberto Bertelè, che per molti anni è stato presidente del MIP del Politecnico, oggi appunto la scuola di business del Politecnico di Milano, professore emerito di strategia, presidente dell'Osservatorio sull'innovazione digitale del Politecnico. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Buongiorno, abbiamo Ornella Chinotti che è amministratore delegato di SHL Italia-Francia. SHL è una società che lavora nella confluenza tra i talenti e la tecnologia, tra le persone e la tecnologia, e quindi particolarmente centrale per quanto riguarda quello che andremo a toccare oggi. Quindi buongiorno dottoressa Chinotti. Buongiorno. E Maurizio, buongiorno, buongiorno, vi sentiamo. E Maurizio Milan, che è presidente dell'Associazione Italiana Formatori, alla quale aderiscono migliaia di formatori, e perché è centrale anche la presenza di Maurizio Milan, ma perché naturalmente la tecnologia ci cambia in continuazione le carte in tavola, cambia il lavoro, cambia il modo di lavorare, cambia anche le competenze che fino adesso potevamo rinnovare magari a periodi molto lunghi, ormai dovremo imparare tutti noi, e questo è veramente l'elemento centrale, a rinnovare in continuazione. Parliamo ormai di continuous learning, quindi di una continua attenzione di ciascuno di noi personalmente, quindi non solamente del sistema che deve cambiare nell'università, nella scuola e nel rapporto con diciamo, le aziende e delle aziende con le persone, ma ciascuno di noi si deve fare carico della propria autoformazione in collegamento con quelle che sono le strutture. Quindi la presenza
dell'Associazione Italiana Formatori, che dà l'aggiornamento continuo a tutti coloro che sono interessati a fare questo percorso, è veramente estremamente importante. Quindi vi ringrazio allora per essere qui e do la parola alla chairman Alessandro Perego. Allora, buongiorno a tutti. Benvenuti a questo evento all'interno della seconda giornata del Festival del Futuro edizione 2020. Come già introdotto, sono Alessandro Perego, sono direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e direttore scientifico degli Osservatori Digital Innovation. Ho l'onore di moderare questo bellissimo evento con i tre ospiti illustri che sono già stati presentati. Oggi parliamo di un tema affascinante: tecnologia e lavoro. Il lavoro, ossia uno degli ambiti principali di crescita e realizzazione delle persone. Il lavoro non è meno di questo. La tecnologia come uno strumento essenziale per realizzare questo obiettivo e questa missione. La tecnologia, che nella storia ha giocato sempre un ruolo ambivalente verso il lavoro. Da una parte, il potenziamento della capacità della persona e l'accrescimento della dignità e sicurezza del lavoro. Dall'altra, però, il rischio opposto, di un depotenziamento delle capacità, di una sostituzione del lavoro con le macchine, di una banalizzazione del lavoro con un'eccessiva delega alla tecnologia, a cui si aggiunge ora il rischio di perdita del valore sociale del lavoro. Ora, le nuove tecnologie digitali, quelle che sintetizziamo parlando di rivoluzione 4.0, e che sono un coacervo, come sapete, sia di tecnologie informatiche che di tecnologie delle operations, stanno operando una trasformazione lungo direttrici mai esplorate prima. Da una parte a livello proprio di supporto e di sostituzione dell'attività umana, badate bene, sia supporto che potenziale sostituzione, ma anche di estrapolazione del lavoro dal contesto spaziale e temporale di riferimento. Pensate al lavoro di un professore che potrebbe oggi registrare una video lezione che sarà fruita magari fra un anno a 10.000 km di distanza, oppure attività operative anche difficilmente immaginabili a distanza, come ad esempio il collaudo in remoto di un impianto, no? Guidando il personale sul campo. Quindi, come potete immaginare, il tema è affascinante, ma anche estremamente complesso. Proprio l'ultima considerazione che ho fatto, quella dell'estrapolazione del lavoro dal contesto spaziale e temporale, ci apre sul tema più specifico però di questa chiacchierata, che è il tema dello smart working. Lo smart working, in estrema sintesi, ma lo scopo di questa chiacchierata è proprio uscire dalla sintesi e dalla definizione, entrarci più nel merito, è, come sapete, una filosofia manageriale volta a restituire al lavoratore più autonomia e flessibilità nel scegliere il luogo, l'orario di lavoro, gli strumenti da utilizzare, a fronte ovviamente di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Direte, bella definizione, la difficoltà è passare dalla definizione alla realizzazione di questa filosofia, perché lavorare in smart working non significa ovviamente lavorare da casa, ma ripensare significativamente il modo di lavorare. Il fenomeno è molto rilevante. Se prima del Covid erano più o meno 500.000, 600.000 i lavoratori che in Italia lavoravano in smart working, durante la prima ondata del Covid sono diventati oltre 6 milioni. E su questi numeri ci si aspetta di attestarsi adesso anche nel prossimo futuro. Quindi il fenomeno è sicuramente un fenomeno rilevante. Bene, di questo parliamo con gli ospiti. E quindi a questo punto passo alle domande che rivolgo a loro. Faremo qualche giro cercando di utilizzare al meglio i 50 minuti che abbiamo a disposizione. Allora inizierei con Umberto Bertelè. Allora Umberto, come qualificheresti il fenomeno smart working? Cosa introduce di davvero nuovo? Quali a tuo avviso gli aspetti più rilevanti e quali le implicazioni profonde sulla società? Io guarda, più che di smart working preferisco parlare di nuova organizzazione del lavoro, perché all'interno di questo c'è lo smart working nel senso di lavoro agile che era già previsto dalla legge precedente e nel senso che il nostro comune amico collega Mariano Corso definisce sempre, ma c'è anche dentro il lavoro da remoto che soprattutto in altri paesi, pensiamo agli Stati Uniti, alla Silicon Valley, eccetera, sta diventando un fatto molto rilevante. Quindi io credo che vadano viste tutte le situazioni in cui il lavoro non viene prestato
in una delle sedi dell'impresa, ma viene prestato da fuori. Ecco, vorrei chiarire anche questo punto. Già adesso molte imprese grandi sono abituate a lavorare su sedi diverse e su sedi molto lontane fra loro. Il processo a cui assistiamo è un processo di ulteriore, diciamo, smembramento dell'attività, in cui sono i singoli a essere divisi e non delle unità più o meno piccole che erano già sparse nel mondo. Ecco, io non credo che a questo proposito si possa parlare di, dico una banalità, di un modello unico. Io credo che ci sia una complessità enorme di situazioni, credo che sia importantissima la sperimentazione, credo che sia importantissimo non entrare subito con delle leggi troppo vincolanti, ma avere delle leggi flessibili che ci permettano di capire, di imparare come far funzionare meglio queste strutture, che come tu dici giustamente hanno poi un valore e dei riflessi sociali che possono essere molto forti. Ecco, l'impatto. Io credo che l'impatto sulla società possa essere molto molto elevato. Il paragone che mi piace fare è con quello che sta accadendo da un'altra parte con la decarbonizzazione, con l'abbandono dei combustibili fossili per passare viceversa a energie pulite. Ecco, anche qui noi abbiamo un sistema che è cresciuto nel tempo, diciamo dall'inizio del Novecento, dal periodo fordista, con continui cambiamenti, e che subisce un rivoluzionamento molto forte. Un rivoluzionamento che richiede cambiamenti nei comportamenti delle persone, ma richiede anche che le imprese siano attrezzate in maniera completamente diversa. Faccio un esempio: in questo periodo, non solo nelle situazioni del lavoro statale, ma delle strutture pubbliche, ma anche spesso delle strutture private, la gente lavorava da casa, ma senza avere un livello di informatizzazione dei dati che permettesse di avere accesso a tutte le informazioni. Quindi sono numerosi casi poi in cui le operazioni non si sono fatte non per la cattiva volontà, ma perché mancava il presupposto per poter lavorare. Ecco, ci sono riflessi importantissimi sui rapporti di lavoro e sui diritti. Addirittura in Germania si vorrebbe far passare una legge in cui si dice che lo smart working è un diritto del lavoratore. Quindi bisogna trovare un modo per conciliare i diritti delle persone con, diciamo, quello che l'impresa deve portare a termine. Ci sono riflessi molto forti sulla famiglia. Stamattina, per chi ha letto il Corriere, ha visto che c'era un articolo di Di Vico, parlava del problema della stanza in più. Cioè, se la gente deve lavorare da casa, deve avere anche un'agevolezza nel poter trovare il punto in cui lavorare. Se le persone, per star più larghe, vanno ad abitare fuori città, bisogna capire quali saranno i riflessi, per esempio, sociali sui loro figli, sulla possibilità di frequentare certe scuole, sulle amicizie, eccetera. Abbiamo riflessi che possono essere enormi sui centri urbani. Fino adesso ho sempre pensato che si andasse verso un fenomeno di urbanizzazione molto più spenta. Questo gioca in senso contrario, gioca nella direzione invece di avere un'abitazione più diffusa sul territorio. Gioca però contro quella che è l'organizzazione attuale, e quindi bar, ristorante e tutte le strutture di supporto che c'erano nelle città potrebbero soffrire in maniera forte. Abbiamo infine riflessi sulla mobilità. Da un certo punto di vista un fatto positivo, no? Noi stiamo cercando di combattere contro il riscaldamento globale, dall'altro però vanno mescolati in questo enorme calderone, in questo enorme discorso, in questo problema e anche opportunità, se volete, che ci troviamo ad affrontare. Grazie Umberto. Allora direi di passare la parola adesso a Ornella. Ornella, prendendo la prospettiva delle persone invece, come lo smart working cambia i paradigmi del lavoro? Come devono cambiare quindi coloro che hanno da una parte ruoli di leadership, dall'altra invece tutti gli altri lavoratori e lavoratrici all'interno delle organizzazioni? Sì, direi che i paradigmi sono già cambiati, ma cosa devono fare le persone e i leader non è ancora così chiaro e non è ancora così delineato, visto la complessità che è stata anche descritta precedentemente. In più aggiungerei
altri aspetti che influenzeranno i comportamenti delle persone. Cioè, da una parte, una ricerca Gartner sottolinea che i tre quarti dei direttori finanziari vogliono continuare a utilizzare lo smart working. Dall'altra parte abbiamo visto che c'è anche una certa preferenza da parte delle persone. Il 60% delle persone in un'altra ricerca di Gallup mette in evidenza che vogliono continuare, quindi c'è un'esigenza, un desiderio. Nello stesso tempo non possiamo anche dimenticarci altri fenomeni che coesistono allo smart working e diventano parte integrante nella gestione di un leader e nella gestione del proprio lavoro, che sono quello di tenere insieme generazioni differenti, almeno dai 5 alle 6 generazioni differenti. D'altro punto è la diversità, e sia di genere e altre tipologie di diversità, compreso anche le malattie che sono sempre più ricorrenti. Ecco, questi aspetti non possono non essere considerati nel momento in cui andiamo a parlare di comportamenti e di quelli, i comportamenti che sono necessari attivare in un processo di cambiamento come questo. Un ultimo punto che vorrei sottolineare è legato alla forza lavoro. Noi parliamo di evoluzione di tecnologia, ma qual è l'evoluzione della forza lavoro? Le persone mutano nel tempo. Anche qui in una ricerca di SHL abbiamo visto che una ricerca che prende in considerazione circa 12 milioni di data point, abbiamo visto che ci sono una serie di fattori importanti che secondo me fanno scopa con i temi della tecnologia. Cioè, quali sono, come dire, le caratteristiche che gli individui avranno in futuro, che la nuova forza lavoro avrà? Prima di tutto l'apprendimento, la creatività, l'innovazione. Non sono le competenze, sono le caratteristiche di cui noi abbiamo a disposizione e come leader e come persone dobbiamo tenere cura. L'altro è l'adattabilità e la resilienza, quindi tutto il tema, diciamo, della gestione dell'emozione in senso positivo. Poi la collaborazione e la comunicazione e la percezione del proprio lavoro, del proprio ruolo e come questo evolve in funzione del valore dato all'azienda. Allora, in sostanza, per, diciamo, citare anche Toffler, che sull'innovazione mi sembra ha detto qualcosa, lui dice che gli analfabeti del XXI secolo non saranno capaci di leggere e di scrivere, bensì saranno gli incapaci di imparare, disimparare e rimparare. Allora, questo è il centro, secondo me, e il valore, come dire, dell'evoluzione delle persone. Allora, cosa vuol dire questo dal punto di vista della leadership? Si tratta a questo punto di sviluppare e valorizzare le competenze soft delle persone, perché sono quelle che fortemente si agganciano con l'evoluzione tecnologica. Una leadership che è giocata sulla capacità di tenere insieme le persone e le organizzazioni, ricorrendo però a duplice modalità, quella in presenza e quella in distanza. Poi imparare a conoscere e ad ascoltare, visto che niente è scritto ed è ben definito, ma continua ad essere in evoluzione. E quindi questo nuovo modo di guidare vuol dire, da una parte, avere una visione di lungo termine, ma nello stesso tempo mantenere la presenza del qui e ora e la guida alle persone traguardando il futuro. Ora, cosa vuol dire questo invece per i lavoratori? Allora, se prima si diceva che le aziende devono mettere al centro le persone, io modificherei il paradigma, cioè che le persone devono mettere al centro se stesse nel lavoro che fanno, cioè quindi diventa rilevante la persona non solo rispetto alla propria competenza tecnica, che abbiamo visto che continua ad evolvere, ma la valorizzazione delle proprie caratteristiche individuali, cioè essere consapevoli dei propri punti di forza, comprendere i possibili rischi della propria performance in un tempo breve, in un tempo lungo, e quindi la capacità di gestire una vita professionale e una vita personale combinata. Quindi, se volete, possiamo dire che nasce questa strana coppia e questa nuova coppia in cui leader e manager e collaboratori devono cooperare in modo molto sinergico proprio per sviluppare da una parte le potenzialità dell'individuo ma anche la potenzialità della leadership, e nessuno può far a meno dell'altro in questa evoluzione.
Vorrei comunque sottolineare un ultimo aspetto che riguarda questa evoluzione. Cioè noi, come è stato detto prima, in una settimana sostanzialmente siamo passati da mezzo milione di lavoratori in smart working a 8 milioni di lavoratori in remote working. Quindi credo che la cosa importante adesso è quindi passare dall'episodico al sistematico. Dall'intuito come potrei cambiare alla consapevolezza e dalla suggestione alla trasformazione. E la tecnologia qui può certamente aiutarci. Maurizio, passando quindi dalla prospettiva più centrata adesso sulle persone alla prospettiva più centrata sulle organizzazioni, come devono evolvere coerentemente i modelli organizzativi e quali percorsi di formazione devono essere attivati? Sì, allora, chi mi ha preceduto ha ben sintetizzato, devo dire, professor. Mi Non ti sentite? sentiamo. Mi Probabilmente sentite? attivare il microfono. Allora, Maurizio, ti chiedo di provare magari a risolvere un attimo con la regia magari il problema tecnico. Io nel contempo vado su Umberto. Umberto, nei recenti dibattiti sullo smart working si sentono Maurizio Milan, posizioni. quindi è un problema evidentemente solo tra di voi e quindi Maurizio Milan può proseguire. Ah, lo Grazie. sentiamo. Io non lo sentivo. Chiedo Sì, scusami. no, ma Chiedo da qui scusa, Enrico. invece l'audio è attivo, quindi può continuare Milan. Grazie. Perfetto. Allora, Perfetto, Maurizio, scusami. grazie Enrico. Stavo dicendo che il professor Bertelè ha ben sintetizzato i passaggi storici che abbiamo avuto proprio accelerati dalla recente emergenza sanitaria, ossia siamo passati da quello che viene definito long working, ossia il lavoro da remoto dal punto di vista proprio di vecchi paradigmi al tema dello smart working, in cui abbiamo introdotto alcuni concetti. Il professor Bertelli ha citato anche Mariano Corso, numerose ricerche anche del Politecnico in questo senso, e per andare a chiosare con quello che la dottoressa Chinotti diceva rispetto alla commistione tra nuovi stili di leadership e di collaborazione, e quindi passando a quello che oggi viene definito il New Ways of Working. Ora, mi è stato chiesto come devono evolvere le organizzazioni da questo punto di vista. Beh, innanzitutto il tema forte che emerge è che la persona è la detentrice, diciamo, di quello che viene definita la guida alla trasformazione, sia di nuovi modelli operativi che siamo stati anche costretti a implementare in pochissimo tempo, sia anche di nuovi modelli di business. Allora, questi modelli organizzativi hanno una parola, secondo me, ma che appunto già è stata citata a chi mi ha preceduto, che è la tematica dell'organizzazione agile, ossia dell'agile organization, dove l'elemento della dinamicità, della flessibilità è l'elemento forte, l'elemento che poi coagula il capitale umano. Si parla anche di resilienza. Allora, a me piace, ed è stato oggetto questo anche di un recente studio che l'Associazione Italiana Formatori ha fatto con l'Università di Milano, a me piace evidenziare il concetto di resilienza trasformativa, non semplicemente adattativa, cioè è un concetto che va oltre, se volete, l'elemento di adattarsi al cambiamento, ma va dentro il concetto della trasformazione grazie anche al cambiamento. Allora, i nuovi paradigmi che abbiamo visto e che sono alla base poi anche di modelli di formazione che intaccano in primis gli approcci manageriali, oggi sono fortemente baricentrati su dinamiche soft. La dottoressa Chinotti evidenziava alcuni di questi, anche citando Toffler o altri. Secondo noi, uno degli elementi forti su cui dobbiamo investire come società, diciamo, come nuovi modelli appunto di formazione manageriale, sono quelli che sono basati sul senso di fiducia,
sul senso di engagement che poi, se volete, va a tradursi sul tema della ricerca del nuovo scopo, della nuova purpose delle aziende, che viene oggi rivista anche in base all'attuale emergenza sanitaria, dove l'elemento della sostenibilità entra in maniera preponderante. Infine, l'elemento forte è una lettura diversa del contesto di complessità. Per noi complessità, come anche associazione, abbiamo fatto numerose attività di studio, di analisi, non deve essere vista come elemento di semplificazione di processi, ma come elemento di rivisitazione di questi processi a una logica nuova. Allora, qual è l'elemento forte? E poi do solo un piccolo tweet sulla parte delle competenze, poi se c'è spazio ci torno dopo. L'elemento forte deve essere all'interno delle organizzazioni una direzione delle risorse umane che deve un po' abilitare tutto quello che ho detto, deve introdurre una nuova cultura e deve introdurre più che altro un nuovo modello di gestione che viene basato tendenzialmente sul tema dei people analytics che entrano in questa fase in maniera preponderante, ossia una rivisitazione attraverso i dati di quella che è l'esperienza delle persone, quella che viene definita l'employee journey, per garantire proprio questo nuovo concetto di new way of working che coniuga delle capacità diverse di gestione di team, di capacità diverse di lavorare per obiettivi e di capacità diverse di gestire quello che anche il professor Bertelet evidenziava dei nuovi spazi di lavoro che coniugano l'aspetto personale e l'aspetto professionale all'interno di un unico contesto. Grazie Maurizio. Scusami per l'inconvenienza all'inizio, ma davvero non sentivo. Allora, Umberto, nei recenti dibattiti sullo smart working abbiamo sentito un po' tutti posizioni che potremmo definire un po' semplicistiche, no? Che tendono in qualche modo a ridurre la portata del problema e la novità anche associata al nuovo modello organizzativo, sia esagerando magari i benefici, che all'opposto presentando magari solo gli aspetti negativi o gli aspetti rischiosi. Come riuscire quindi a tenere insieme i due elementi in una posizione un po' più equilibrata e capace di tener conto della complessità? Io guarda, come dicevo prima, non credo al modello unico. E credo che noi siamo in una situazione in cui occorre adattarci a realtà molto diverse. Quali erano i due presupposti in discussione? Da un lato, dal punto di vista delle imprese, più produttività, meno costi. Sentivo anche prima Ornella che parlava del discorso dei desideri dei direttori finanziari. Però dall'altro la preoccupazione viceversa dei detrattori di perdere completamente in coesione dell'impresa e sviluppo delle competenze, creazione delle carriere, eccetera. Dal punto di vista personale, più felicità da un lato e dall'altro viceversa una serie di disagi, da abbandono, da vita difficile, eccetera. Quindi troviamo davanti a visioni che sono completamente diverse. Quello che mi ha colpito molto, e volevo farne un cenno, è uscita qualche tempo fa sulla Wall Street Journal, ai capi delle grandi imprese statunitensi, quindi quelli che sono un po', diciamo, gli esempi poi per il mondo di grandi società che si muovono in questa direzione. Ecco, quello che era impressionante era la differenza enorme dei pareri. Allora, ne cito quattro. Il co-CEO di Netflix diceva assolutamente è un'esperienza da non fare, voglio che la gente sia tutta rintracciabile nelle sedi. Se prendiamo dall'altra parte Apple, Tim Cook diceva un'esperienza non così tanto piacevole, però all'interno di questa esperienza sono venute in luce una serie di potenzialità che cercheremo di sfruttare nel futuro. Posizione di Facebook radicale, l'avete sentito parlare tutti, dice nei prossimi 10 anni Facebook andrà ad assumere il 50% delle persone in posizioni remote, però aggiungeva, e qui viene anche l'interesse, pagandole secondo quello che sono i costi del posto dove vivono o secondo, se vogliamo, quello che è il mercato del lavoro del posto dove vivono. L'ultima posizione è quella di Warren Buffett, famosissimo finanziere, che diceva quando c'è una novità, quando c'è un'innovazione, bisogna adattarsi, bisogna seguirla, bisogna sfruttarla al meglio.
Ecco, io credo che questo sia il grosso problema che abbiamo davanti, che è quello di capire bene quali siano le potenzialità, ma anche di capire bene quali siano le situazioni che fanno la felicità di chi lavora al di fuori di questa visione un po' macchiettistica che spesso c'è. Grazie Umberto. Allora Ornella, abbiamo parlato di alcuni potenziali rischi. In realtà uno dei principali è quello della riduzione degli spazi di socializzazione. Io aggiungerei anche rispetto a quello che hai detto tu, come si educano tutte quelle caratteristiche della persona fondamentali, molte delle quali si educavano tendenzialmente lavorando insieme in presenza. Ecco, quindi come riuscire in qualche modo a mitigare queste tipologie di rischi? Quali sono delle direzioni di lavoro che tu ti sentiresti di suggerire? Allora, è una domanda abbastanza difficile alla quale non ho una risposta. E direi che mi sembra che il tema di non avere un modello unico sia forse la strada e la direzione, cioè di andare alla sfaccettature e i significati della socializzazione per il lavoratore. Sia che con e senza la tecnologia. Ora, mi viene in mente, insomma, nel 2013 Yahoo, il CEO aveva detto assolutamente no, non voglio lavorare a remoto, perché uno indicando come la perdita dell'interazione un problema molto critico, perché diceva che alcune esperienze possibili erano solo in ufficio. E in particolare a questo punto dobbiamo farci la domanda, a parte le generalizzazioni, quali sono le esperienze non sostituibili? E quindi sono rinsaldare legami, osservare modelli di comportamento, aspetti relativi a stili di apprendimento. Ecco, credo che questo sia un ambito ancora tutto da esplorare. Ci dobbiamo fare anche la domanda, comunque, se il digitale nello smart working cambia il concetto di intimità, perché essere prossimi a qualcuno non dipende più dalla vicinanza fisica. Ti sono vicino perché ti conosco, perché so cosa ti serve, perché so che hai bisogno, perché provo empatia. Ecco, questo, come dire, cosa significa la vicinanza, la lontananza, è un altro elemento, no? Quindi in fondo adesso possiamo essere molto vicini stando lontani e viceversa, essere lontani stando vicini. Quindi questi rapporti di prossimità vanno a cambiare. Ora, non c'è dubbio che l'eccitazione del primo momento, tutti in smart working, ha portato con sé anche il senso di un'esperienza che facevamo tutti assieme, unica, non è mai successo, credo, nella storia che tutti i lavoratori per un momento avessero lo stesso tipologie di emozioni, di espressioni, di difficoltà. Comunque emerge una difficoltà forte, che è la gestione del tempo. La gestione del tempo integrata con il tempo, lavoro e persona. Perché le persone sono diverse. Alcuni sono, come dire, troppo focalizzate all'obiettivo e quindi si alzano la mattina, stanno davanti al computer e poi terminano la sera tardi. Altri facilmente si distraggono. Quindi il tema della socializzazione ha a che fare anche con le caratteristiche individuali, quindi non può avere un'unica risposta. McKinsey mette il tema della parla molto del miglioramento della performance e dell'efficienza del 41%. Ecco, certamente se noi mettiamo l'efficienza come dire, come elemento di riflessione, probabilmente, come dire, potremmo arrivare anche a delle soluzioni e, come dire, modalità, di lavoro diverse. Tuttavia, credo che qui rimane il tema appunto della salute mentale dei lavoratori e della possibilità di far continuare a fare avere un'esperienza positiva nel lavoro in cui c'è una identificazione e una proiezione della propria professionalità. Ora, le teorie dell'apprendimento sociale ci dicono che come esseri umani tendiamo a imparare uno dagli altri e quindi a quello che vediamo intorno a noi. Di conseguenza, questo rappresenta un aspetto in qualche modo critiche. Non sono convinta che le soluzioni che stiamo praticando adesso, io compresa, nello smart working, che sono i coffee meeting, gli aperitivi virtuali,
il mentoring a distanza siano sufficienti. Penso che debbano essere esplorate altre pratiche e siamo veramente all'origine. Ecco, io credo che accettare che siamo all'origine è già un punto e non, come dire, mettere dei cerotti utilizzando l'esperienza precedente, ma considerando che è un momento inedito in cui dobbiamo davvero lavorare per trovare le soluzioni. Quindi forse non ho risposto alla tua domanda, ma per onestà intellettuale non mi sentivo di fare diversamente. Grazie Ornella, a mio avviso hai detto due cose preziosissime, no? Da una parte il tema di riscoprire qual è il vero valore della presenza o della prossimità, come tu l'hai detto, e quali sono le vere forme di prossimità, perché non è detto che essendo compresenti nello stesso posto di lavoro si viva un'esperienza di prossimità. E la seconda cosa, fondamentale secondo me è il tema dell'adattamento alle caratteristiche delle persone, che si connette anche a quanto vi detto prima, no? Rimettere le persone al centro di se stesse, più che dell'organizzazione. Grazie mille. Maurizio, tornando alle organizzazioni, quanto sono pronte le organizzazioni a cogliere questa sfida che è stata evocata? E magari con qualche esempio, magari che puoi farci dalla tua esperienza, e poi che percorsi di accompagnamento si possono fare, anche guardando evidentemente al ruolo dell'associazione, per provare a sostenerle in questo non banale, no, percorso di trasformazione. Sì, ti ringrazio Alessandro. Come diceva la dottoressa Chinotti, siamo all'inizio di un percorso, ci siamo trovati un po' tutti impreparati nello scorso mese di marzo ad affrontare ovviamente questa grande emergenza sanitaria, però devo dire che le organizzazioni in generale, sia che si parli di grandi corporation, sia che si prenda in considerazione la piccola e media industria, che è poi la dorsale del nostro paese, ha dato una risposta, devo dire, molto energica all'emergenza e portandosi fin da subito come elemento centrale il tema delle competenze, il tema degli strumenti che alle persone dipendenti devono essere dati. Allora, quali sono però per fare anche un po' di chiarezza dal nostro punto di vista i cinque key trend della formazione che si sono acutizzati proprio in questi mesi? Sicuramente c'è il tema dell'online learning che ha visto un'accelerazione, un revamping molto forte. C'è il tema della saper gestire le conoscenze, le competenze, quindi quello che viene definito in gli strumenti di Learning Management System, che diventano molto importanti per andare a capire anche le evoluzioni delle competenze delle persone. E ci sono altri tre elementi che hanno avuto un'ampia diffusione, ossia quello che viene definito mobile learning, ossia poter fruire in qualsiasi ambito, in qualsiasi situazione della trasmissione di competenze, l'elemento del rapid learning, ossia piccole pillole. Qui devo dire che molte università, tra cui il Politecnico di Milano, ha sviluppato un interessante programma da questo punto di vista. E poi c'è tutto il tema delle virtual classroom, che devo dire ci hanno trovato abbastanza impreparati, perché la virtual classroom non è la trasmissione attraverso uno strumento come questo di nozioni, di competenze, ma è un rivedere in maniera diversa tutti quelli che sono i paradigmi proprio della trasmissione delle competenze. E da questo punto di vista, molto come associazione abbiamo notato, bisogna fare a iniziare anche dal mondo della scuola, però non è oggetto ovviamente della chiacchierata di oggi. Quali sono poi da questi trend le risposte che la tecnologia ha dato e anche da questo punto di vista il percorso che le aziende hanno utilizzato? Beh, tutto il tema che enfatizzavo anche prima, ma anche negli interventi precedenti è emerso di un uso intelligente poi dei data, di quello che le persone poi all'interno anche di contesti domestici sviluppavano. Tutto il tema anche, se volete, dell'utilizzo diverso della gamification, ossia di strumenti che parlano in maniera forte ad alcune generazioni che sono state introdotte molto trasversalmente per passare delle competenze in maniera più ludica. E tutto il tema poi anche dell'utilizzo proprio dell'artificial intelligence.
Allora, tu mi chiedevi un po' quali sono anche i percorsi formativi che vengono attuati o che sono stati messi in campo all'interno delle organizzazioni. Beh, innanzitutto le organizzazioni hanno iniziato a dare una visione più olistica a questi processi, mettendo in mix tutte quelle che sono le competenze tecniche necessarie per far fronte al periodo. Appunto, ne ho citato alcune quando parlavo prima di mobile learning, Learning, ho studiato alcuni strumenti, ma anche tutto quello che è l'aspetto enfatizzato molto bene dalla dottoressa Ghinotti, anche delle competenze comportamentali, sviluppando all'interno delle organizzazioni una sorta di academy che in questo momento sta dando delle risposte molto concrete alle esigenze formative. E queste le ho trovate, le troviamo come associazione non solo nelle grandi aziende italiane, che poi hanno fatto anche la storia delle corporate academy, ma si stanno sviluppando, devo dire, anche con estrema positività, lo dico, anche in piccole e medie realtà che hanno capito, come dicevo prima, l'importanza della trasmissione di delle competenze e hanno iniziato a fare un ponte, un bridge in maniera più coerente, che più produttiva con il mondo universitario e con il mondo scolastico. Quindi, specie in alcuni distretti, devo un aiuto, un'accelerazione e un supporto alle aziende sia per far fronte, come si diceva, a questo periodo di emergenza, sia per strutturare quella che dal nostro punto di vista sarà una nuova base da cui partire e ripartire proprio nel prossimo anno per costruire una prospettiva dal nostro punto di vista molto più interessante. Grazie. Abbiamo ancora 15 minuti. Se siamo bravi, li usiamo bene, con risposte nell'ordine di grandezza dei 2 minuti, riusciamo probabilmente a fare un altro paio di domande. In questo caso, però, farei delle domande comuni, quindi delle domande rivolte, la stessa domanda rivolta a tutti e tre. Quindi poi seguiamo magari lo stesso ordine che abbiamo tenuto. Allora, partirei con la prima domanda. Allora, la prima domanda è questa: quali sono, a vostro avviso, le principali semplificazioni o luoghi comuni che rischiano di banalizzare il tema e di spostare l'attenzione magari a reazioni emotive rispetto invece a una seria analisi e riflessione sul tema? E quali i grandi temi che invece secondo voi vanno messi al centro della ricerca o della sperimentazione di cui abbiamo parlato prima? E anche in quale direzione serve secondo voi orientare l'attività di raccolta dati e di raccolta di evidenze empiriche? Umberto. Quando tu hai, sapevo già la domanda che mi avresti fatto e mi sono chiesto io come imposterei una ricerca estremamente difficile. Io credo che vadano presi di mira i due grandi soggetti, a parte la collettività che ne risente, le persone e le imprese. La domanda alle persone, abbiamo già parlato varie volte, se sono felici o non sono felici, quali problemi incontrano, sia a livello psicologico sia a livello di loro capacità, quali possibilità vedono per aumentare le competenze e fare carriera, perché in questo caso abbiamo un po' quello che io chiamo l'effetto curia romana. Un tempo diventava papa quasi solo quello che apparteneva alla curia romana, e qui c'è il problema che chi lavora decentrato rispetto a chi lavora negli headquarters può trovarsi in condizioni di svantaggio abbastanza forte. Dall'altro, guardare alle imprese e quanto sono capaci di gestire la dinamica, soprattutto, non semplicemente quello che sta avvenendo in un particolare momento, come riescono a gestire la coesione, come riescono a gestire il progresso delle competenze, le carriere, eccetera. Ecco, io credo, e con questo poi chiudo le mie osservazioni, perché 2 minuti non sono tanti, che per le imprese sarà più facile questo passaggio. Per quelle grandi, abituate a lavorare su una molteplicità di sedi, e cui quindi questo frazionamento era già un qualcosa insito nella loro capacità, e per quelle viceversa molto piccole, abituate al rapporto interpersonale. Vedo molto più difficile la situazione per le imprese che stanno nella fascia intermedia e che devono, diciamo, innovare completamente quelli che erano i loro comportamenti. 1 minuto e 54. Grazie Umberto. Ornella, a te.
Vediamo se riesco a battere Umberto e farne 56. Allora, no, volevo fare una considerazione, no? Perché questa è una mia curiosità. Per 200 anni, l'organizzazione del lavoro industriale ha condizionato la vita dei lavoratori, delle famiglie, dei sistemi urbani. Tutto è stato ricostruito intorno a questo. La domanda che mi faccio è se dopo questa esperienza si comincia invece a definire la possibilità di modulare il lavoro attorno alla vita delle persone, se è davvero possibile questo. Perché questo mi sembra un passaggio estremamente interessante che, come dire, mi ha fatto riflettere su quello, come dire, tu dicevi prima, come dire, di andare oltre gli stereotipi. Ecco, gli stereotipi ce ne sono molti riguardo allo smart working. Ecco, credo che una suggestione potrebbe essere questa. Cosa possiamo imparare da 200 anni fa nella riorganizzare la nostra vita? E qui ci sono tutti i temi della relazione dello spazio, del tempo e così via. E un altro tema per me di grande interesse è quello che andrei a definire lo smart agile, no? E cioè identificare quali sono gli impatti sull'apprendimento, come dicevo prima, sul tempo di implementazione dell'innovazione. Un terzo punto è il legame tra persona-organizzazione. E come questo, come dire, viene, come dire, mantenuto, realizzato, come cambia e quali sono le determinanti di questo legame? Sono gli stessi? Cosa vuol dire il sistema di appartenenza? E quindi anche dal punto di vista delle imprese, come questo si combina con i processi di talent management. Benissimo, Ornella, grazie mille. Hai alzato la parola, la palla a Maurizio. Come si legano queste cose ai processi Sì. di talent management? Effettivamente Ornella mi ha dato un assist veramente molto, molto importante. Allora, innanzitutto devo dire che dal nostro punto di vista, mai come in questo momento, le aziende si stanno trasformando anche in maniera, se volete, spontanea, una sorta di knowledge hub, ossia di grossi piattaforme di apprendimento, perché abbiamo capito che si sono mescolati quelle che sono le expertise sia del singolo sia dell'organizzazione. Mentre fino a qualche mese fa il tema anche dell'apprendimento era molto spinto sull'apprendimento della competenza esperta, cioè imparavo una competenza che mi serviva per procedere rispetto a un processo, rispetto a un ambito. Oggi devo dire che la commistione di saperi, ossia quei saperi che sono sia personali, sia sociali, sia organizzativi, è l'elemento molto forte. Allora, questo sta alla base di quello che dicevo un po' all'inizio, di un approccio che deve essere un po' anche rivisto nel concetto di smart working verso quello che viene definito proprio new ways of working, dove c'è proprio questa commistione di elementi, dove al singolo, alla persona, deve essere ancora più spinto il concetto di pensare in maniera aperta, di pensare in maniera, quello che viene detto, pensiero critico, e di supportare questi processi di innovazione continua. L'organizzazione, ovviamente, l'elemento forte è quello di essere sempre più aperta attraverso, anche qui uso solo, visto il pochissimo tempo, delle sigle, processi come quello del design thinking o quello di acquisire modalità di diverse di pensiero anche grazie a tutto il tema delle neuroscienze, che devo dire che è l'altro grande ambito che questa emergenza sanitaria ha rimesso in campo in maniera molto forte dal punto di vista delle competenze. Grazie Maurizio. Abbiamo allora quindi a questo punto il tempo e lo spazio per una seconda domanda rivolta a tutti voi. Allora, quando si parla di smart working, si pensa tipicamente ai settori di servizio, dove il lavoro sembrerebbe più facilmente organizzabile secondo queste nuove logiche. Ma in realtà questi paradigmi potrebbero essere applicati anche a settori e ambiti industriali. Si parla ad esempio di industrial smart working. Secondo voi è concepibile portare questo nuovo modello di lavoro anche a contesti, chiamiamoli così, più industriali? E quali sono, secondo voi, le differenze in termini di sfide e in termini di opportunità? Penso ad esempio ad una grande società di ingegneria, per fare un esempio. Umberto. Io penso che ne parlavi anche tu all'inizio, che la
distinzione fra attività manifatturiera e altre attività dal punto di vista dei servizi è sottile, e col crescere dell'automazione la quantità di servizi che ci sono all'interno di un'attività manifatturiera è sempre più elevata. La possibilità di controllo, per esempio, da remoto di determinati processi è tanto più forte quanto più io ho dei processi che vengono ad essere automatizzati. Quindi io credo che sicuramente ci sono dei pesi di natura diversa, ma questo è anche vero nel settore dei servizi, dove alcune attività hanno caratteristiche profondamente diverse dalle altre, ma che ci siano molti elementi in comune che possano essere utilizzati e sfruttati. Tu parlavi delle società di ingegneria. L'ingegneria, diciamo, gli spazi sono molto forti, ma anche dove c'è una manifattura in senso stretto, nel momento in cui, come mi sembra che stia accadendo, c'è un ritorno di molte attività da fuori, anche per questa divisione del mondo in due grandi aree, ma c'è un ritorno accompagnato da forti processi di automazione, io credo che spazi per avere delle forme di lavoro da remoto, perlomeno temporanee, possano crescere fortemente anche in questo ambito. Faccio un'ultima osservazione. Quello che è molto pericoloso è che nell'impresa si vada nel tempo a distinguere in maniera netta fra chi ha la possibilità di lavorare smart working e chi non ce l'ha assolutamente, che vengano viste come due categorie, dei fortunati e degli sfortunati. Ecco, bisogna trovare un modo per evitare questo, trovare un modo in maniera che questo poi non abbia ricadute pesanti sulle carriere delle persone. Grazie Umberto. Ornella. Guarda, in questi ultimi giorni stavo proprio riflettendo con alcuni HR director di aziende di produzione su questo tema. Se di fatto ci possono essere lavori che possono essere fatti da remoto nell'ambito della produzione. Allora, una loro risposta è stata: per fortuna non tutti i lavoratori apprezzano il lavoro da remoto, e c'è qualcuno che apprezza proprio il contatto con l'utensile, mi ha detto, con la macchina, con il prodotto. E quindi, come dire, questo diventa anche un elemento di forte attrazione per alcune persone. Però, nello stesso tempo, è vero quello che è stato detto precedentemente, no? Ci sono dei mestieri che sono più vicini nell'ambito della produzione, che sono più vicini ai servizi. E anche intorno a questi mestieri che, come dire, gravitano intorno alla fabbrica, possono essere svolti da remoto. Allora mi facevano degli esempi come tutta la parte manutentiva, tutta la parte dell'assistenza logistica. Quindi in qualche modo la tecnologia può sicuramente aiutare a scegliere e cogliere quali sono le possibilità di migrare attività da remoto. È anche vero che una parte probabilmente non potrà essere migrata, ma proprio per questo motivo dobbiamo, proprio per evitare i lavoratori di serie A e di serie B, fare una buona combinazione tra le persone che amano lavorare a contatto con le macchine e le persone che invece preferiscono un lavoro differente. Ecco, questa diversità è, come dire, forse un modo che ci consente di, come dire, evitare queste distinzioni tra A e B, che significa andare a incrociare le caratteristiche dell'individuo con il tipo di lavoro. Questo diventava un modo per superare gli eventuali rischi. Grazie Ornella. Maurizio? Ovviamente, come diceva Ornella e anche evidenziava Umberto Bertelè, ci sono dei lavori che sono più vicini alle modalità di smart working e altri lavori che hanno delle difficoltà anche oggettive. Io penso però che tutto quello che la tecnologia in questo caso ci sta offrendo, ci ha offerto negli ultimi anni, ossia tutto il tema dell'artificial intelligence, il tema del big data, il tema dell'IoT,
abbia in un certo qual senso, anche possa avere in un certo qual senso l'opportunità di accelerare alcuni processi di smart working. E c'è anche un tema di rivisitazione, ad esempio, e noi lo stiamo vedendo come associazione dal nostro punto di vista delle competenze alla rivisitazione del modello in queste aziende, delle operation, da questo punto di vista, specie sul tema dei processi e sul tema dei sistemi che possono essere tranquillamente remotizzati. È ovvio che proprio in questo ambito, mai come in questo ambito, si necessita di una trasmissione di competenze tecniche, mentre quello che ho enfatizzato, che abbiamo enfatizzato fino adesso, ossia l'importanza delle competenze soft negli ambiti di servizi, in alcune industrie, in questo tipo di industrie, il salto, devo dire, quantico che dobbiamo fare. E da questo punto di vista, la collaborazione con le università, in particolar modo con i politecnici, sarà fondamentale proprio in tema di competenze per poter usufruire dell'attività di smart working, o comunque di remote working, anche su aziende manifatturiere o su aziende diverse da aziende di servizi. Benissimo, grazie. Allora, siamo alla conclusione Siamo di alla questo evento. conclusione. Alessandro, se mi consenti, abbiamo ancora qualche minuto e se tu me lo permetti vorrei porgervi una riflessione, una domanda. Abbiamo ancora 4-5 minuti, quindi c'è tutto il tempo, perché le vostre riflessioni hanno innescato veramente moltissimi punti interessanti di potenziale sviluppo. Uno di questi, io credo, sia che quando noi oggi consideriamo l'attuale sviluppo e lo sviluppo in prospettiva di questa organizzazione generale del lavoro, la stiamo considerando sotto profili diversi, per esempio manifattura rispetto a servizi, la stiamo considerando nei confronti di quella che è l'organizzazione delle aziende e eventualmente anche di quello che è un sistema attorno a quell'azienda, ma forse dobbiamo estendere ancora di più queste riflessioni a quella che è l'organizzazione familiare. Vale a dire, noi oggi tutto sommato abbiamo una netta separazione, l'abbiamo avuta fino adesso, tra quella che è la vita familiare e il momento del lavoro, per cui si esce di casa, si va a lavorare, si finisce di lavorare, si torna a casa. Le due organizzazioni hanno qualche punto di contatto, perché è chiaro che si può anche creare gli asili nido per le donne che lavorano e via dicendo. Ma in realtà questo sviluppo, se effettivamente si arriverà a delle forme sistematiche e prevalenti probabilmente, o molto prevalenti, di lavoro da remoto e quindi organizzato in maniera molto diffusa sul territorio, dovrebbe contemplare anche una organizzazione della famiglia, che in qualche caso è favorita, in qualche caso è sfavorita, ma probabilmente anche il ruolo della donna nel mondo del lavoro, e qui lancio quello che sarà poi il dibattito tra mezz'ora proprio sulla parte femminile, diciamo, del mondo, forse potrebbe consentire una organizzazione familiare che è connessa, che è in qualche modo dialettica rispetto all'organizzazione nuova del lavoro, dei vantaggi che possono favorire, per esempio, appunto, la capacità delle donne o delle famiglie, perché poi non è più solamente una presenza femminile nei confronti dei figli, nei confronti delle persone da accudire, una organizzazione diversa che in qualche modo è dinamica e si connette dialetticamente all'organizzazione del lavoro. Ecco, questo mi sembra un elemento di cui fino adesso non abbiamo parlato e che forse è addirittura un po' prematuro, ma che si può intravedere rispetto a tutto quello che avete detto, perché sono delle considerazioni che effettivamente fanno ragionare molto su quelle che saranno le dinamiche del futuro. Beh, sentiamo quindi cosa ne pensano un minuto Umberto, Ornella e Maurizio. Ma è un tema sicuramente rilevante questo. Accennavo prima anche all'articolo di Vico di stamattina: l'impatto sulle famiglie può essere fortissimo. Faccio un esempio. La voglia delle persone di avere una casa più grande, se possono concederselo con lavoro da remoto, può voler dire spostare i figli, per esempio, in campagna. Ma spostare i figli in campagna vuol dire, per esempio, togliergli alcune possibilità di frequentare certi ambienti, certe scuole, certe interazioni. Ecco, io credo che se riprendo la parola di Enrico, l'interesse della famiglia andrà considerato nella sua complessità, andando a vedere quali sono i ruoli delle diverse persone all'interno, quali sono le prospettive e quali sono i bisogni di ciascuno, soprattutto delle persone dei nostri figli.
figli, ormai dei nostri nipoti, per quello che mi riguarda, che devono crescere ed entrare nella vita. Ornella? Beh, questo è sicuramente un tema rilevante, quello che prima citavo quando dicevo che l'organizzazione del lavoro industriale ha condizionato la vita delle famiglie e dei lavoratori. Ora, il punto è rimettere al centro, a questo punto, la famiglia, la persona, per capire quali sono le variabili che girano intorno. Senza dubbio. Mettere al centro l'organizzazione è più semplice perché le variabili saranno minori. Mettere al centro la famiglia e ripensare a come muovere, diciamo, tutti questi elementi insieme diventa più articolato perché ognuno è in fasi di vita diverse, avrà delle motivazioni differenti e avrà delle esigenze differenti. Quindi credo che sia particolarmente complesso, ma assolutamente importante parlarne. E come ultimo, quando si parla in generale di well-being, a me piacerebbe riconsiderare questo aspetto, cioè che non è un well-being personale, ma è un well-being collettivo, è collettivo della famiglia, dei gruppi e così via. Quindi questo well-being lo allargherei proprio a questo tema che diceva Enrico. Grazie. Maurizio? Beh, Enrico ha aperto, devo dire, un fronte importante, ossia con questa riflessione, questa domanda, quali nuovi modelli sociali. Noi l'abbiamo affrontato, tra l'altro, recentemente in un convegno come associazione che si è chiuso qualche giorno fa insieme al professor Magatti, un sociologo, e abbiamo coniato, diciamo, la sintesi di questo convegno con la parola che lui porta avanti, che è il tema della trasduzione, ossia quello di dare una traduzione diversa di quelli che sono i modelli sociali e una rivisitazione, un'adattabilità di questi modelli al cambiamento che sta avvenendo. Il punto focale, poi lo toccava anche il professor Bertelè, dal mio punto di vista è il tema educativo, perché questa vicinanza all'interno di contesti famiglie, contesti anche a volte di spazi ridotti all'interno di una casa, ovviamente dà una grossa criticità ai modelli educativi dei ragazzi, dei nostri figli, e da questo punto di vista sono elementi che non si possono risolvere solo con la didattica a distanza, ma proprio con un approccio diverso, dove le famiglie sono un elemento fondamentale di approcci più aperti e, devo dire, più connettivi all'interno della società. Qui bisognerebbe parlare forse un po' più di un minuto, però questi sono un po' i temi che come associazione stiamo proprio guardando con grande interesse in queste settimane. Benissimo, grazie. Enrico, se mi consenti una parola per concludere questo evento. A Certamente. me pare che siano emerse cose estremamente interessanti. Credo che sia emerso con chiarezza la complessità del tema e il fatto che non esista un unico modo, no, di affrontarlo e il fatto che siamo ancora all'inizio sostanzialmente dell'apprendimento su questo tema. Cioè, nonostante siano molti anni che si parla di smart working, il contesto di sperimentazione era ridotto a qualche centinaio di migliaia di persone in Italia. Ora il contesto di sperimentazione è per 10, la sua rilevanza sta diventando elevata, l'impatto atteso estremamente elevato, però bisogna quindi mettersi nella logica di attivare un processo di apprendimento, mettendo in gioco un po' tutte le componenti, della società e accettando che ci vorranno degli anni per imparare e mettere a terra questo nuovo modello di, organizzazione del lavoro e della vita delle persone, perché questo forse è l'aspetto più interessante, a mio avviso, che è emerso, cioè la persona al centro di se stessa e della sua famiglia all'interno poi di un contesto anche lavorativo. Enrico, grazie per averci ospitato. Grazie, Ricedo la grazie a parola a voi, te. grazie a Grazie. voi. Vorrei dire che questo è stato un panel, un dibattito che ha permesso di evidenziare molti punti che sono di interesse veramente di chiunque in questo momento, ma non si finisce qui. Il Festival del Futuro non è un evento che si svolge in 3 giorni, è un processo che va avanti tutto l'anno, che andrà avanti nei prossimi mesi utilizzando queste tecnologie digitali, quindi
proponendo aggiornamenti continui su questo e sugli altri temi, piuttosto che non eventi veri e propri che saranno digitali o in presenza a seconda di quelle che saranno le condizioni naturalmente. Ma questo tema in particolare è uno dei temi maggiormente rilevanti, per cui vi ringrazio. Ringrazio Alessandro Perego, Umberto Bertelè, Ornella Chinotti e Maurizio Milano per il loro contributo. Credo che vi disturberemo ancora in futuro per avere ulteriori contributi di ragionamento, di riflessione e di proposta, e quindi grazie. Do appuntamento a tutti adesso all'interno della continuazione del festival per la successiva tavola rotonda che inizierà alle 12 sul ruolo delle donne nel disegno del nuovo mondo. Grazie, più tardi.